cosa è successo questa mattina? Questa mattina è successo che due truffatori hanno percorso le vie del centro andando in vari negozi cercando appunto di vendere questi fantomatici profumi agli esercenti di Rovigo, ai commercianti di Rovigo, usando una tecnica loro di parlando e tutto, spruzzando un profumo per poi cercare di raggirare appunto i commercianti e farsi dare dei soldi. Mi sono arrivati anche a Rovigo e nel momento tu eri presso un altro commerciante quando sì, è arrivata una chiamata. Certo, ero presso un negozio del centro, è arrivata una chiamata per informarsi di chi era questa persona che era stata mandata all'interno del negozio a nome della titolare di questo negozio appunto. E non si sapeva niente, erano iper preparati, arrivavano, dicevano mi ha mandato il proprietario dell'altro negozio, sono clienti da anni e quindi sembrava proprio una cosa di famiglia quasi. Come avete fatto a organizzarvi e a rintracciare, isolare questa persona? Sono corso immediatamente nel negozio dove era appena accaduto appunto questo principio di truffa, mi sono informato su chi era, su come era vestito, per andare a vedere se lo vedevo in giro e avvisare immediatamente le forze dell'ordine. Nel frattempo ho detto alla titolare del negozio di chiamare appunto i carabinieri e percorrendo due vetrine più avanti dal negozio ho trovato il truffatore all'interno di un altro punto vendita. È stata molto utile la chat che avete creato come commerciante? Assolutamente sì, il centro città ha creato questa chat ancora anni fa con 70 commercianti all'interno e con un messaggio in giro di una frazione di secondo si contattano tutti i commercianti del centro storico, è stata veramente molto utile anche per informarsi sui movimenti di questi due truffatori. Allora, intanto come stai adesso? Sto abbastanza bene, insomma sono ancora un po' come se avessi le orecchie piene di acqua, cioè se fossi stato in piscina, però sto meglio, insomma molto meglio rispetto a prima che ero annullato, insomma ecco. Puoi raccontarci cosa è successo questa mattina? Sì, questa mattina mi è capitato qui un ragazzo, oltretutto un bellissimo ragazzo, molto composto, vestito bene, con un trolley non molto grande. Quando è venuto dentro dalla porta l'ho fermato perché gli ho detto che non volevo fargli perdere del tempo, che non mi serviva niente, perché purtroppo in questo periodo arrivano tutti quelli che vogliono farti cambiare utenze eccetera eccetera, e quindi l'ho fermato. Lui mi ha detto no guarda che non ho utenze, non ho niente da proporti, ho solo da farti vedere una cosa. Gli ho detto ok, allora fammi vedere. Mi ha appoggiato il trolley sul tavolo praticamente e mi ha fatto vedere una serie di profumi che aveva tutti di alto livello, insomma, quindi aveva, mi ricordo, Coco Chanel, cioè Chanel numero 5, aveva Creed, aveva Dior, aveva tutti questi brand di profumi qua. Io ho detto che non mi interessava assolutamente niente perché appunto sono amico dei ragazzi della Pieressa e quindi gli ho detto i profumi li vado a prendere lì, insomma, anche perché comunque mi sembrava una cosa un attimo sleale. Nel momento in cui io stavo parlando con lui mi ha detto di farmi sentire mi ha chiesto un favore, se poteva farmi sentire un profumo degli Emirati Arabi. E io l'ho sentito, cioè un profumo molto buono, me l'ha spruzzato in una mano e tutto. Poi mi ha iniziato appunto a dire che loro stoccano dai negozi che chiudono e quindi prendono tutti i profumi che hanno, il 70-80%. Io fin qui praticamente mi ricordo tutto. Dopodiché ho chiesto io di farmelo risentire il profumo che mi aveva fatto sentire, perché era molto molto buono, e dalla seconda volta che ho chiesto io di farlo risentire ho sentito che non ero più vigile, cioè mi sembrava praticamente di essere stanchissimo, cioè mi sembrava di essere in piedi da 4-5 giorni. Fin lì vabbè, ho detto sono stanchezze che possono capitare, però poi
man mano che andavo avanti e man mano che lui continuava a insistere con questi profumi, io mi sentivo sempre più assopito, e fino a che sono arrivato che non capivo quasi più niente. Mi ricordo che mio padre, molto tempo fa, che lavorava in banca, mi aveva raccontato una cosa simile di una persona che si era presentata da loro per far vedere dei pacchetti, adesso non mi ricordo di cosa, e mi sono ricordato appunto che a un certo punto lui aveva provato la sensazione o simile che avevo provato io, e mi ha detto: Enrico, non sapevo cosa fare, l'ho buttato fuori dall'ufficio. E io ho fatto la stessa cosa, cioè lui continuava a random a parlarmi di sto profumo che lo stavano spingendo, che negli Emirati Arabi andrà forte, eccetera, eccetera, e io continuavo a dire non mi interessa, ma man mano che continuavo a dirglielo, sentivo che ero sempre più assopito, cioè non capivo più niente. A un certo punto, per fortuna, sono riuscito a mandarlo fuori dal negozio, mi sono chiuso dentro perché mi dovevo sedere. Mi sono seduto, poi ho provato a rialzarmi, eccetera, però mi sentivo proprio che non restavo in piedi. Allora ho preso e sono andato a casa. Ho fermato la macchina prima, sono andato un pezzo a piedi e sono arrivato a casa. Mi sono buttato a letto e mi sono appena svegliato ora, insomma, che sto molto meglio, che però secondo me ho rischiato qualcosa di brutto, perché poi, appena sembrava una coincidenza, appena uscito, cioè era passato Giulio mentre ce l'avevo qua, però è entrato e poi è uscito, perché c'è un antefatto: lui, quando è entrato e che io non volevo, mi ha detto che era in società con l'Anna Maria Boutique. Siccome la conosco l'Aurora, conosco la mamma, questa cosa qua ha aperto un po' la strada, perché sennò io tendevo proprio a tenere la porta chiusa, insomma, ecco, e basta. Quindi tu oggi sei stato costretto a chiudere il negozio. Quindi, sì, e a fare pausa completa. Sì, io ho fatto pausa completa, mi sono appena, cioè mi sono svegliato da 40 minuti, ho bevuto due caffè, insomma adesso sto molto meglio, insomma, ecco.